Bene, abbiamo in effetti un po' di anticipo e io vi proporrei se ritenete, se ci sono delle osservazioni, domande, considerazioni che volete fare, che poi probabilmente potranno essere riprese anche poi nell'ultimo intervento di oggi pomeriggio, che delineerà un po' anche le questioni e gli sviluppi futuri di quello che si potrebbe ulteriormente fare nella nuova programmazione europea nei prossimi anni, quindi per sviluppare ripartendo dalla Geomol. Non so se c'è qualcuno che ha necessità, fa domande, osservazioni, considerazioni, ci sono delle persone, alza la mano, magari si presenta. E fa le domande che ritiene di fare. Non mi sembra che ci sia, mi sembra che sia tutto chiaro. Sì, no, c'è una domanda, ecco. Grazie. Presentati, Sono magari. Bassi, sono geologo. Una domanda, una curiosità. Avendo seguito le altre presentazioni e approfondimenti di Geomol, a un certo punto credo, avendo a disposizione dei dati stratigrafici che vanno dagli anni 50 ad oggi, provenienti da molti, soprattutto da Eni Agip, ma anche da altri operatori. Ci si chiedeva nelle conferenze precedenti se la valutazione stratigrafica che si dava dal dato di pozzo doveva essere uniformata e riferita ad un modello geologico definitivo. E se questo è stato fatto o se lo schema stratigrafico che abbiamo visto, io ricordo Gallare, Serniano e le argilliti che stanno sopra, se questo schema è confermato e se vale per tutta la pianura padana, almeno in quel settore che è stato esaminato da Geomol. Allora, di schemi definitivi in geologia non esistono, per fortuna, perché evolvono le conoscenze, così anche le modellizzazioni, le schematizzazioni. Certamente la letteratura e quindi la classificazione dell'unità del sottosuolo della pianura è meno consolidata di quella, che già non è del tutto consolidata, però è in catena alpina o appenninica. È un grosso lavoro su questi settori, stato fatto dal progetto CARG, che ha cercato di uniformare un po' le varie scuole, le varie sorgenti di informazioni e di interpretazione. Per la pianura padana effettivamente la situazione è più complessa. Abbiamo cercato di inventarci il meno possibile nomi nuovi, unità nuove, quindi partendo dalla letteratura più recente soprattutto, penso ai lavori di Ghelmi, che è un geologo di Agip di questi ultimi anni, che almeno, non per tutto, ma almeno per il settore più recente della colonna stratigrafica, diciamo a partire da oligomiocene, ha fatto una sistematizzazione che è ad uso Agip, ma che ha comunque un approccio non solo operativo, come erano le unità vecchie, che chiamavano spesso col nome del pozzo in cui le avevano attraversate, e poi magari si faceva fatica, come adesso si fa fatica in catena, a fare le correlazioni, a individuare dei nomi di unità con un certo approccio più moderno. Quindi abbiamo cercato di utilizzare quei nomi già esistenti, di utilizzare delle unità, diciamo così, informali per la parte invece del quaternario, quindi il Pleistocene, sicuramente rivedibili, qualche stratigrafo, qualche purista storcerà il naso, ma l'importante è capire di cosa stiamo parlando. Quindi quando parliamo di quaternario marino, se faccio un esempio, il QM. Sappiamo tutti che è un certo intervallo stratigrafico compreso tra le superfici di discontinuità, è marino in buona parte della pianura padana, ma ci sono altrettanti settori in cui è già continentale proprio perché le facce si spostano.
E quindi uno potrebbe dire, beh, lo chiami quaternario marino, in realtà sono facce scontinentali, però è giusto per capirsi, riprendendo anche definizioni nel passato storicamente utilizzate. Quindi diciamo che sicuramente la stratigrafia del sottosuolo è ancora in divenire, lo sarà penso per molto tempo. Abbiamo cercato di fare una schematizzazione che tenesse conto anche ovviamente delle unità locali, penso alle ghiaie di Sergnano, ad altre formazioni più o meno equivalenti in altri settori della pianura, cercando di utilizzare dei nomi che richiamassero la conoscenza già esistente. Però niente di definitivo, per fortuna. Due domande un po' meno tecniche, visto che non sono un geologo del settore. Sull'ultima parte, quella illustrata dei questionari, mi è sembrato di osservare un'apparente contraddizione, ossia inizialmente la geotermia come uno dei temi di interesse e invece le distribuzioni di temperatura non di grande interesse. Volevo sapere se avevate interpretato, se c'era un motivo di questo. E dall'altro il tema della microsismicità legata agli stoccaggi sotterranei, non mi sembra di averla osservata tra le preoccupazioni, i temi. Volevo domandare se allora non era stata sottoposta, visto che invece poi successivamente è diventato un tema molto sensibile e di interesse, quindi se su questo c'era qualche considerazione. Vado sempre io. Beh, allora, per la parte del questionario, intanto una premessa. Il questionario è stato impostato a livello di partenariato complessivo, soprattutto da parte del capofila Regione Baviera, poi noi l'abbiamo tradotto con poche possibilità di adattarlo alla realtà locale, perché ovviamente c'era poi necessità di avere una uniformità e per poter fare dei confronti. E di conseguenza quell'aspetto, non so se Alessandro è qualche... l'obiezione era che c'era un interesse discreto in una delle domande sul potenziale geotermico, mentre poi non c'era una risposta altrettanto presente sul modello delle temperature. Ora può anche darsi, non so se abbiamo interpretato questa apparente contraddizione. Ho sentito bene la domanda, mi spiace. Due domande apparentemente coerenti con delle risposte invece diverse di interesse. Una per il modello geotermico che era importante, una per il modello delle temperature che invece era... Ma in realtà non c'è una risposta proprio specifica sul modello delle temperature, era sul modelli 3D, mi sembra in una delle ultime slide, che ci fossero un interesse più specifico rispetto a quello che era nelle mappe digitali, per il quale era emerso minore interesse. Quindi, come per dire, nel modello 3D abbiamo la possibilità comunque di avere un'acquisizione di un dato, come nel caso dei modelli di temperature, che è più facilmente accessibile rispetto a quelle delle mappe vettoriali, comunque, che danno delle indicazioni su orizzonti. Questo è un po' mi sembra il dato emerso del questionario. Quindi la differenza tra mappe vettoriali e modello 3D. Adesso non so se era questo. Sì, però è vero che anch'io notavo che, almeno in Lombardia, abbiamo avuto diverse casistiche, no, di richieste di ricerca petrolifera, di approfondimenti, quindi anche con non solo con metodi indiretti, ma anche con perforazioni. Soggette a valutazione di impatto ambientale o a verifica di esclusione dalla VIA, fortemente contestate localmente, anzi in qualche caso anche diniegate, se mi ricordo bene, da parte della struttura competente di regione. Anch'io mi aspettavo che qualche interesse in più probabilmente deriva dal fatto che chiaramente queste situazioni poi sono situazioni spesso locali. È chiaro che se vai a somministrare il questionario a chi si è occupato, alle amministrazioni oppure locali che sono state coinvolte o interessate
domande di concessione di quel tipo, magari i risultati sarebbero stati anche diversi, questo è evidente. Però anch'io mi aspettavo che uscisse un pochettino di più l'aspetto anche del tema della microsismicità legata all'introduzione, all'utilizzo quindi del sottosuolo, eccetera. Dopo il terremoto anche, insomma, ci sono stati anche articoli o cose, insomma, molto al di fuori anche degli aspetti di carattere scientifico, quantomeno non basati su questo, ma qualcuno anche con qualche parvenza di carattere scientifico che ha trattato questo tema in generale. Sì, come dicevo, sicuramente il questionario appunto è nato per tutti i partner e devo dire che l'esigenza di approfondimento di questa parte della pericolosità sismica, più naturale o indotta che sia, non era stato all'inizio molto evidente. Anzi, in particolare, dato che il terremoto di maggio 2012 è sopravvenuto proprio in fase di valutazione del progetto, noi partner italiani abbiamo chiesto e ottenuto anche dei fondi aggiuntivi proprio per poter sviluppare questa parte che era abbastanza, in realtà non è proprio esclusiva, però diciamo più caratteristica della pianura padana, dell'area pilota pianura padana, piuttosto che al di là delle Alpi, anche se al di là delle Alpi qualche fenomeno potrebbero anche avercelo, ma evidentemente preferiscono non andarci. Per cui oggettivamente il questionario non era mirato, forse non c'era neanche una domanda specifica su questo. C'era una domanda sugli stoccaggi, se era un tema interessante, un tema di attività che ha avuto certo numero di risposte, non c'era una domanda specifica sulla correlazione tra sismicità e stoccaggi. Però è un aspetto che poi ovviamente in quegli anni dopo il terremoto e quei mesi dopo il terremoto è venuto, come tutti sappiamo, molto, molto alla ribalta, con poi esperienze soprattutto in Emilia Romagna con il problema del laboratorio Cavone, commissioni, approfondimenti, che in parte, non so se Chiara vuoi dire qualcosa, anzi forse è il caso, sì, hanno anche giovato dell'attività di Geomol, si sono giovate dell'attività di Geomol, adesso Chiara D'Ambrogi di ISPRA magari vi dice qualcosa di più in dettaglio, visto che abbiamo un po' di tempo da utilizzare. Più che altro una precisazione, credo che Andrea ha spiegato il progetto, diciamo, nella sua forma, in termini di stesura dei contenuti, è partito e è stato consegnato prima che si verificasse il terremoto. Il progetto è un progetto europeo e aveva uno scopo molto preciso, fare in modo che i servizi geologici europei, nazionali o regionali, si dotassero di strumenti comuni di modellazione e analisi in termini di metodologie di lavoro. L'obiettivo era quindi produrre quell'oggetto geologico che faccia da sostanzialmente infrastruttura. Vediamo, si tratta di modelli geologici a delle scale regionali che non vanno quindi a dettagliare le singole strutture che sono spesso i luoghi diciamo di utilizzo specifico del sottosuolo. La microsismicità non era, per motivi che in parte ha detto Andrea, uno dei temi quindi del progetto. Secondo me non si può neanche pensare che un oggetto geologico a questa scala possa essere utilizzato per un confronto con la microsismicità. In quel caso bisognerebbe fare degli studi approfonditi e comunque molto più localizzati sul settore che si vuole analizzare. Quindi il progetto si pone l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento dentro il quale le potenziali risorse vengano in qualche modo posizionate. È uno strumento di analisi a una scala piuttosto ampia, fornisce uno strumento importante per chi fa pianificazione e per chi deve prendere anche delle decisioni. Per qualunque utilizzo successivo è necessario comunque un approfondimento. E quindi, diciamo, parliamo di scale diverse, finalità diverse, non era tra gli obiettivi del progetto e quindi rincorrerlo successivamente all'evento sarebbe stato comunque non possibile, insomma, diciamo, non era previsto nel partenariato nessuno che si occupasse di questi aspetti specifici. Poi in parte le regioni hanno in qualche modo cercato di diciamo, inserire delle attività che fossero più prettamente legate al territorio, alla problematica terremoto, visto che comunque
si era verificato e quindi un'indagine aggiuntiva è stata fatta. Però parliamo sempre di una scala piuttosto ampia. Ecco, insomma, diciamo, è importante specificarlo perché sennò si confondono gli obiettivi con il quale è stato prodotto il modello che poi vi presenteremo più tardi. Io sono Luca Martelli, Servizio Geologico della Regione Emilia-Romagna. Completo la risposta di Chiara D'Ambrogi e un po' introdotta da Andrea Piccin, perché poi in corso d'opera, quando sono nate tutte le richieste di approfondimento di conoscenze a seguito del rapporto della Commissione Ichese, i prodotti allora parziali di GeoMol sono stati utilizzati come quadro conoscitivo per gli approfondimenti richiesti nell'ambito del laboratorio Cavone. Quindi diciamo che le conoscenze allora disponibili sono comunque state utilizzate anche per rispondere in parte ai quesiti del rapporto della Commissione Ichese. Io volevo chiedere, visto che la rete alleana è una delle aree pilota, se c'erano già disponibili dei risultati anche sulle altre aree o se eventualmente erano previsti dei momenti successivi nei quali appunto visualizzare tutti i risultati e fare magari dei paralleli o dei confronti. Sì, allora, ogni area pilota o piccola aggregazione di area pilota fanno di questi eventi regionali, diciamo così, in cui presentano i risultati nello specifico della propria area. Però i prodotti, così come il nostro, poi ne parleremo nel pomeriggio, insomma, vi stiamo facendo questa mattinata, servita un po' per farvi venire l'appetito, non solo per il buffet ma anche per la conoscenza. I prodotti verranno messi a disposizione sul web, quindi poi uno potrà vedere come è stato interpretato questa modalità, di questo approccio geologico del progetto nelle varie aree. Ovviamente i partner nordalpini avevano più problemi di omogenizzazione tra Francia, Svizzera, Germania, varie regioni germaniche, tedesche, Austria, perché è un bacino unico. E quindi hanno dovuto fare avevano già una sorta di modello di riferimento molto a grande scala, in cui hanno fatto degli approfondimenti e poi si sono trovati a dover collegare con tutti i problemi che sappiamo funzionano, ci sono sempre a collegare carte geologiche o interpretazioni geologiche, forse maggiori del nostro, che tutto sommato avevamo un'area che intanto era staccata dalla loro, quindi non c'era, non solo fisicamente ma anche geologicamente, avevamo un certo grado di libertà. E poi c'era comunque una conoscenza, come abbiamo visto, in parte consolidata, in parte da approfondire, però trans del bacino, non tanto della regione piuttosto che della cosa. E quindi, però, diciamo che più o meno abbiamo lavorato anche perché l'approccio comune è stato quello anche di definire modalità di elaborazione dei dati, di workflow, quindi di come elaborare, come partendo dalla sezione sismica, dati di pozzo, come arrivare al modello 3D, eccetera. Come metodologia si è cercato di definirla comune, una sorta di linea guida. Poi ognuno ovviamente l'ha applicata ai dati che aveva a disposizione. Per esempio, molti partner avevano della sismica, tanto molta meno sismica, perché lì quello che ce n'è meno e magari è anche più difficile da ottenere. E poi, però, in compenso qualcuno ha avuto la possibilità di riprocessarla, cioè prendere il dato di acquisizione, elaborarlo, spendendoci anche una parte consistente del budget, proprio per cercare di migliorare il più possibile. È chiaro che l'acquisizione quella era, quindi i parametri quelli erano, però per cercare di migliorarne la qualità, magari erano dati vecchi, processati in maniera un po' approssimativa del tempo, quindi hanno fatto delle operazioni di questo tipo. Noi invece abbiamo lavorato sui dati che c'erano come scelta iniziale, anche per l'accordo con Eni, e quindi l'abbiamo interpretata in maniera un pochino diversa, però il modello concettuale è più o meno omogeneo, insomma. Zampieri, Università di Padova.
Chiedo se questo progetto prevede degli sviluppi futuri che magari possono essere estesi anche ad aree non strettamente di pianura padana, penso alla pianura veneto-friulana, cioè la Vafossa della la catena sudalpina orientale, dove anche lì esistono dei geopotenziali notevoli. Sarebbe, non so se questo chiedo se dipenda dall'interessamento della regione, nella fattispecie regione Veneto, Friuli, Venezia Giulia, e pongo questa domanda perché mi è capitato recentemente di analizzare un progetto di geotermia profonda basato su una geologia, su una struttura del sottosuolo completamente sbagliata, cioè su informazioni errate, quindi sarebbe importantissimo avere una, appunto, delle informazioni condivise, pubbliche, che siano corrette. Beh, direi che stai anticipando, ti do del tu perché l'ho studiato a Padova e ci conoscevamo, stai anticipando quello di cui parleremo nell'ultimo, daremo qualche spunto nell'ultimo intervento. Il mancato coinvolgimento della Regione Veneto in realtà è stato un po' incidentale, nel senso che, come spesso accade in questi progetti europei, i partenariati cominciano a formarsi da alcuni nuclei, poi si estendono e molto spesso, un po' all'ultimo momento, si cerca di coinvolgere più persone possibili, ma non sempre. La Regione Veneto in particolare aveva fatto un'analisi e aveva deciso che non riusciva a gestire questa operazione in quel momento con quella struttura che aveva lì, diciamo, chiamavano servizio geologico, insomma. E quindi non era un disinteresse, era una decisione organizzativa che in quel momento, peraltro poi devo dire che Regione Lombardia si è aggiunta un po' all'ultimo, per cui mi ha fatto anche un po' fatica a chiudere le fasi di preparazione, perché insomma, poi, sullo sviluppo sicuramente, beh, quello che hai detto ovviamente è chiaro che sarebbe importante, lo scopo del progetto è proprio questo, avere una base dati corretta, il più possibile corretta, chiaro che ci sono sempre delle interpretazioni, ma insomma aggiornata con i dati disponibili proprio per queste valutazioni, poi ognuno ci mette la sua testa e magari chiede approfondimenti eccetera, però partendo da un dato consolidato. E chiaramente la cosa più ovvia sarebbe proseguire allargando l'area, però intanto ci vuole, vabbè, poi ne parleremo nel pomeriggio, insomma, però ci vuole intanto delle risorse, quindi trovare un progetto. E non nascondo che nel programma Spazio Alpino questo progetto, che era visto un po' come troppo tecnico, troppo scientifico, ha fatto un po' fatica a passare nella fase di valutazione, perché il programma è abituato a vedere progetti che si occupano più di scambio di esperienze, di rapporti con gli utenti, insomma cose un pochino meno specifiche. Questo era visto un po' come un progetto di ricerca, anche se poi vedremo. Sì, è vero che ha un contributo di ricerca, ma una ricerca molto applicata. No, non per niente è andato alla quarta call, no? Cioè nelle diverse programmazioni si affina sempre di più le risorse, si assottigliano sempre di più e quindi alla fine effettivamente ci si è riusciti a agganciare proprio all'ultimo. Un po' quello e un po' comunque perché il capofila Baviera, che lo voleva fortemente, aveva il peso anche politico nel programma per dire facciamolo, quindi insomma... Bisogna quindi trovare un programma adatto e un partenariato che si organizza per tempo e fare una proposta che abbia ovviamente sempre un contenuto un po' applicativo per renderlo meno teorico possibile. Sì, giusto, diciamo, un ulteriore dettaglio, l'idea di poter estendere diciamo, l'approccio, comunque l'idea del progetto per la parte italiana, perché in realtà i partner nord europei che erano quelli che hanno proposto il progetto e che quindi in qualche modo si sono mossi sicuramente prima di noi, hanno costruito un modello diciamo di inquadramento dell'intero bacino della molassa nordalpina, quindi un po' quello che si sarebbe voluto fare in pianura padana, dove invece abbiamo soltanto l'area pilota. E quindi l'idea ci sarebbe, sarebbe sicuramente auspicabile, perché insomma ci sembra, speriamo che oggi pomeriggio presentando i risultati, insomma questa cosa passi anche a voi, ci sembra che l'idea di avere un modello geologico sul quale poggiare le analisi successive, qualunque esse siano, sia veramente fondamentale. Che questa cosa si possa estendere all'intera pianura padana
è complicato perché è complicato trovare un finanziamento che supporti un progetto di questo tipo. Il progetto è stato comunque oneroso, insomma, per fortuna abbiamo avuto il finanziamento, perché comunque spendere quasi 2 anni in data room, insomma, non è una cosa da poco, e quindi per poter pensare di estendere questa cosa all'intera pianura è assolutamente necessario trovare la possibilità di un supporto finanziario, io direi anche nazionale. È chiaro che, insomma, le difficoltà economiche le hanno un po' tutti gli enti. Avere la possibilità di supportare economicamente un'analisi a scala di intero bacino sarebbe sicuramente l'obiettivo che ci poniamo. Il progetto Geomol non avrà nell'immediato una prosecuzione, però i partner, diciamo, esistenti del progetto stanno ragionando sulle possibilità di partecipare a call successive per estendere questo approccio anche ad altre aree, quindi perché no? Insomma, l'interesse, secondo me, diciamo, far sentire che c'è questa necessità è estremamente importante da parte della comunità geologica. Posso aggiungere un'ultima postilla, poi bisogna fare i conti con l'oste, nel senso che i dati ce li ha Eni, quindi bisogna anche che Eni sia disponibile a proseguire nella messa a disposizione dei dati, perché altrimenti con i dati esistenti sì, qualcosa si può fare, qualche dato pubblico c'è, chiaramente l'interpretazione, l'estrapolazione diventa regina e quindi anche la qualità poi dei prodotti ne risentirebbe, quindi bisogna verificare anche questo.